Buongiorno a tutti. Un anno fa circa sono stato eletto dal popolo lombardo governatore della regione. La più grande e importante regione d'Italia, tra i motori d'Europa. Un compito impegnativo, tante cose da fare. E abbiamo in questo anno fatto davvero molto. Abbiamo preso provvedimenti importanti a sostegno delle nostre imprese, le imprese lombarde in difficoltà per colpa dell'euro, per colpa della Merkel, per colpa di una competitività che non c'è più, non perché i nostri imprenditori non sono capaci, ma perché le regole di questa Europa strozzinara li stanno distruggendo. Abbiamo dato al mondo delle imprese complessivamente quasi 5 miliardi di euro, un sostegno veramente importante che fa tirare un sospiro di sollievo, che aiuta il mondo delle imprese. Abbiamo messo 1 miliardo di euro per pagare i debiti che i comuni lombardi hanno nei confronti delle imprese e non possono pagarli, non perché non hanno i soldi i nostri sindaci, ma perché c'è un'altra legge strozzinaggio che si chiama patto di stupidità, che impedisce ai nostri sindaci di pagare i debiti. È un'altra delle cose che ho chiesto al Matteo, quello sbagliato, quello di Roma, quando gli ho consegnato le richieste della regione Lombardia. Ma come, gli ho detto, tu stesso da sindaco avevi chiamato il patto di stabilità patto di stupidità e adesso te ne sei completamente dimenticato. È un governo carosello quello di Roma, che fa solo spot ma non risolve i problemi. Pensate che in Lombardia i sindaci hanno avanzato, perché governano bene, l'anno scorso 8 miliardi e mezzo di euro che sono qui in teoria, ma che in pratica finiscono a Roma per pagare i debiti, i buchi della capitale, i buchi che fanno i sindaci delle città del sud, i buchi delle regioni. Noi abbiamo 10 milioni di abitanti, 3.000 dipendenti. La Sicilia con metà degli abitanti ne ha 30.000 di dipendenti. Lì vanno i nostri soldi. Questa è la vergogna, caro Matteo sbagliato. Abbiamo preso importanti provvedimenti a tutela dell'ambiente, a tutela del nostro territorio. Abbiamo approvato una legge per impedire l'ulteriore consumo del suolo lombardo, per regolare quindi le aperture dei nuovi centri commerciali, perché prima di tutto viene la tutela del nostro territorio. Abbiamo dato un aiuto ai giovani, mettendo tanti soldi a disposizione per i giovani che vogliono aprire un'attività, mettersi un'impresa, non pagheranno più l'IRAP, abbiamo ridotto quindi anche le tasse. Abbiamo abolito in Regione Lombardia da quest'anno il bollo per le auto che inquinano di meno e per tutti i ciclomotori. Quest'anno non si paga più il bollo, era un impegno che avevamo preso in campagna elettorale e che abbiamo mantenuto. Sostegno alla famiglia, tanti soldi, ma vedete, la famiglia va bene, i giovani, gli anziani, ma devono essere famiglie, giovani e anziani lombardi. Io non voglio dare i soldi ai clandestini, è chiaro questo? Abbiamo innalzato il limite per prendere i contributi da 5 a 10 anni di residenza in Lombardia. Questa è la strada che io voglio seguire. Da Roma mi hanno scritto, da Palazzo Chigi, dal Comitato Antidiscriminazione, dicendo questa è una misura discriminatoria. E ho detto sì, finalmente discriminiamo chi non è lombardo rispetto ai lombardi. Abbiamo dato un contributo, un aiuto vero
ai nostri anziani. Ho abolito il ticket sui farmaci per 800.000 lombardi, e parlo di lombardi perché parliamo di pensionati, anziani, ultra 65 anni. In questo modo, con questo meccanismo, abbiamo evitato di dare i soldi e i contributi a chi viene da chissà dove, che ha reddito zero, e se basi solo sul reddito favorisci ancora una volta i clandestini. Io voglio favorire i lombardi, non i clandestini. Tutti questi provvedimenti sono importanti e li abbiamo fatti nonostante l'ostilità del governo, nonostante i tagli del governo. Il governo che ha ancora questo vizietto tutto romano: cancelliamo le province, cancelliamo le regioni, facciamo tutto e riportiamo tutto a Roma. Questo è il metodo che è sempre servito per ottenere un solo risultato: spremerci come un limone. Noi vogliamo dire basta, noi vogliamo dire no a questo tentativo di ritorno al passato. Come rispondiamo? Dobbiamo rispondere tutti insieme, con la voce forte. Dobbiamo dire no a quello che il governo Carosello sta facendo. Ci vuole mandare i clandestini, di questo si tratta. Non sono profughi, sono clandestini. Chiamiamoli con il loro nome. Io domani incontrerò a Roma il ministro Alfano, a Milano, scusate, il ministro Alfano. E gli dirò chiaramente quello che penso, da ex ministro a ministro. Che non si fa così, non si possono mettere i clandestini sui treni, sugli aerei, mandarli qua e poi chi se ne frega. Io non ci sto a questo, la Regione Lombardia non ci sta, e vorrei che tutti i sindaci della Regione facessero come me, dicessero no al governo. Non si tratta qui di sentimenti di umanità, si tratta di rispettare le regole e si tratta di affermare il principio di sicurezza. Noi abbiamo diritto alla sicurezza, noi non vogliamo che arrivino centinaia, migliaia di clandestini che poi fanno quello che vogliono, spacciano droga, rubano, ammazzano. Allora dobbiamo dirlo chiaramente al governo. I sindaci lombardi devono far sentire la loro voce, scrivere al ministro dicendo: noi non siamo disponibili ad accogliere i clandestini. Come rispondiamo? Rispondiamo facendo quello che ha detto prima di me Luca Zaia. Via l'euro. Abbiamo approvato in Lombardia una legge che introduce una moneta complementare, è il primo passo verso la sostituzione dell'euro. Naturalmente il governo di Roma ce l'ha impugnata davanti alla Corte Costituzionale, ma noi andiamo avanti su questa strada, la moneta complementare come alternativa all'euro. Come rispondiamo con la macroregione? La stiamo costruendo con le altre regioni del nord e le altre regioni alpine. Noi facciamo presto, si darà vita a questo grande progetto della macroregione delle Alpi, la Lombardia, il Piemonte, il Veneto, il Friuli e le altre regioni del nord delle Alpi. Quello è il grimaldello che scardinerà l'Europa dei burocrati e l'Europa delle banche. E infine rispondo anch'io, come ha fatto Luca, alla voglia di autonomia, di indipendenza. Anche noi faremo in Lombardia il referendum per l'autodeterminazione. È un impegno che prendo davanti a voi. Lo faremo presto, lo faremo assieme ai fratelli del Veneto, perché quella è la strada verso l'affermazione del principio padroni a casa nostra. Grazie amici, grazie fratelli, viva Pontida, viva la Grande Lega!